Sono su Monte Falco, la vetta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone Campigna, 1658 metri. Qui sono, per chi conosce la zona, sul balcone dove c'è la panchina, quello che vediamo davanti è Pian delle Fontanelle. C'è una foschia che non mi era mai capitato di vedere così intensa in questo periodo dell'anno, veramente si fa fatica a vedere Castagno d'Andrea, San Gaudenzio. La zona scura che vedete nascosta è quella del Mugello, questo è quello che chiamiamo il versante mugellano del Parco Nazionale. Peccato, ripeto, per la scarsa visibilità. Ora provo invece a risolvere un'annosa questione che spesso ci chiedono. Qual è il confine preciso? Allora, in questo momento, in questo punto, quindi qui dalla panchina, sono in Toscana. La vetta di Monte Falco è considerata la vetta dell'Appennino tosco-romagnolo. Quindi quando si parla qual è la vetta della Romagna, si dice Monte Falco con i suoi 1658 metri, mentre per il versante toscano è anch'esso Monte Falco, per questa zona di Appennino tosco-romagnolo. Ovviamente poi in Emilia ci sono vette, nell'Appennino tosco-emiliano ci sono vette ancora più alte. Ecco, io sto rientrando indietro per andare verso il confine proprio geografico tosco-romagnolo. In realtà è difficile poi dopo stabilire la quota precisa perché sto camminando quasi in piano, quindi effettivamente possiamo dire che la vetta, la quota altimetrica, insomma, può cambiare di pochissimi metri in questo punto. Ecco, in fondo dove stanno arrivando con la bici, da quel bivio lì, adesso non vado oltre, sono circa un centinaio di metri da qui, passa il confine dell'Emilia Romagna che poi dopo scende verso il versante di qua. Adesso noi stiamo vedendo una zona che va verso la Romagna. Buona giornata da Monte Falco.